Bentornato amico, ma soprattutto amica del Biker Raft, a questo video dedicato al capitolo 1041. Allora, oggi le cose sono tante. Il capitolo di per sé è un capitolo transitorio, ma ricco di situazioni e sfumature che ci regalano tante cose di cui parlare. Ho selezionato le tre più importanti, ovvero la parte di Momo, la parte finale con Rufy e Kaido e poi la parte con il CP0, che è forse il pezzo più imbruttente e cattivo che io abbia mai letto negli ultimi mesi, forse, no, anche anni. È veramente crudele. Per il mio cervello quel pezzo lì è veramente cattivissimo, perché i dialoghi riescono a confondere tutto quanto, ma ve ne parlo alla fine. Andiamo per gradi, cominciamo dalla parte con Momo. Momo ha parlato con Zunesha, ma Zunesha non le sa le cose importanti, no? Infatti Momo si chiede perché mio padre e la ciurma di Roger hanno riso una volta arrivati all'ultima isola. Oden ha strappato le pagine del diario e le ha gettate via. Quindi Momo non riesce a capire, giustamente, quale sia il vero significato che sta dietro tutto quello che sta accadendo. Qual è l'obiettivo? Qual è il fine ultimo di questa grande rivoluzione? Sono le domande che ci poniamo anche noi. Quante volte vi dico che c'è sicuramente un obiettivo, uno scopo dietro tutto quello che sta accadendo? Questa missione, questa rivoluzione che Joy Boy ha messo in atto tanti anni fa. Momo può parlare con Zunesha però, no? Abbiamo visto già Zo. E Yamato collega questa capacità con il poter condurre il mondo verso l'alba. Già diverse volte abbiamo parlato del fatto che Momonosuke è un personaggio molto particolare e l'idea che Joy Boy possa essere Momo ci è penso venuta in mente a tutti quanti. Poi ci sono discrepanze. Oden, chiaramente suo padre, lo aveva già a casa in tal caso. E siccome Yamato dice, ah, quindi Oden aveva già visto, no? Aveva previsto sta cosa. Tu sei colui che porterà il mondo all'alba. E se Wano doveva essere aperta per far sì che Joy Boy arrivasse, facesse quello che doveva fare, mi viene strano collegare questi due elementi. Sembra quasi più che Joy Boy sia qualcun altro. Però poi interviene la figura di Nika, che noi non riusciamo ancora a collegare in tutto questo discorso. Joy Boy e Nika sono la stessa cosa? Joy Boy e Nika sono due cose diverse? Quindi Nika potrebbe essere Rufy e Momo Joy Boy? Quale domande si sprecano? Quindi io direi che lasciamo queste domande alle meretrici, come diceva Richard Benson, e andiamo avanti. Cosa significa quindi che Momo è colui che condurrà il mondo verso l'alba? Che lui è la figura chiave o che Momo è una delle figure chiavi? Perché comunque è interessante questo discorso. Il dialogo che fa Yamato non esclude che ce ne siano altre di figure chiave che possano portare il mondo verso l'alba. Secondo me ce ne sono almeno quattro. Poseidon, Joy Boy, Nika. Non so se poi Joy Boy e Nika si fondono insieme o meno. E in tutto ciò c'è anche da considerare lo Shogun di Wano, che, come ci dimostra Oden nel capitolo 958, aveva uno scopo chiaro, ovvero aprire i confini di Wano. Sarà quel che sarà. Ad ogni modo, Momo dice una cosa importante. Se aprire il paese significa mettere in pericolo la mia gente, sarò anche stronzo, ma non lo farò. E dice a Yamato, pensi che io sia codardo se faccio questo? E lei non risponde. Questa è una frase molto potente di Momo, che forse potrebbe anche farci intendere che non è questo il momento che Wano aprirà i suoi confini. Magari deve succedere ancora qualcosa. Alla fine, se Joy Boy è già entrato, che sia Rufy o che sia Momo, il paese di fatto ha già accolto questa figura messianica che Oden aspettava. Vedremo. Passiamo invece a Rufy contro Kaido. Kaido percepisce la sconfitta di Lin Lin e piange, perché è sempre ubriaco, no? Abbiamo visto. E qui parte un piccolo flashback con il primo incontro tra l'imperatrice e il giovane pirata. Lui ha 15 anni ed è stato appena arruolato da Shebeck, che Lin Lin definisce un uomo inutile. A parte che, come vi ho detto anche nella blind di oggi, sarebbe assolutamente figo, ma veramente fuori di ogni livello, ma lo diciamo da veramente da una vita questa cosa, che Shebeck fosse stato il padre di Buggy e non di Shanks. Chi se ne frega del rosso, vogliamo Rocks di Buggy, perché Lin Lin lo definisce un uomo inutile, quasi come se fosse una scartina, una merdaccia. Poi non sarà sicuramente così, però
mi piacerebbe questo paragone con Buggy, no? Vecchio cuore, vero erede della D, vero erede della D. Ma ad ogni modo è interessante il fatto che appunto Lin Lin dice: ah, sei stato appena arruolato da Xibek, è un uomo inutile, bla bla bla. E il fatto che Lin Lin non abbia neanche un minimo di rispetto, almeno verbalmente in questa frase, per il suo capitano attuale, mi fa proprio pensare che Xibek riuscisse ad arruolare personaggi del calibro come Big Mom, così come Newgate e altri vecchi cuori della vecchia era, con il Devi Backfight. Lui, che aveva la sua base in quel di Acinosu, l'isola dei pirati, sappiamo che l'isola dei pirati è il luogo in cui nacque appunto il Devi Backfight, che questa cosa qua l'abbiamo già detta e stradetta. Però questo elemento secondo me va a supportare questa ipotesi, perché il non rispetto per il proprio capitano non è una cosa da sottovalutare. Quindi se lei è costretta, tra virgolette, ad essere sottoposta a Xibek proprio perché lui gli riusciva ad arruolare tramite questi sotterfugi di giochi crudeli, sicuramente non saranno cose come faceva vecchio cuore Foxy, dove giocavano a Groggy Ring e tutte le altre stronzate, ma sicuramente si picchiavano a morte, e chi veniva sconfitto o sceglieva la morte o veniva arruolato all'interno di questa grande flotta. Perciò, secondo me, questo è un elemento che va a favore di questa ipotesi. Siamo 44 anni fa, Kaido ha 15 anni, Big Mom ne ha 24. E facendo due conti, sappiamo già quali dei figli di Big Mom erano già vivi. Perospero aveva 6 anni, Kompot 5, Katakuri, Oven e Daifuku 4, Amant, Mondé, Afilé e Ashe 3, Opera, Counter, Cadenza, Cabaletta e Galla 2, Cracker, Custard e Angel 1, Zuccotto era appena nato, e poi Brûlé e Broglie nasceranno l'anno successivo, quindi con già Big Mom tra i Rocks. Infatti mi faceva notare il buon Marshall di Fitz che Brûlé viene indicata, penso nella Viver Card, che è nata in un porto qualunque, quindi fuori da Tottoland, mentre Mondor, che è nato 38 anni fa, è nato a bordo di una nave. Potrebbe essere la nave di Xibek o la nave di Lin Lin con cui comunque seguiva il capitano Rox. Tutto questo è interessante anche perché ovviamente negli anni se ne sono dette di ciofeche, però anch'io stesso tempo fa pensavo che Katakuri, Oven e Daifuku fossero figli di Kaido, ci somigliano da morire, invece no, erano già nati da tempo e Kaido era ancora un ragazzino. Quindi comunque in ogni caso questa cosa va a sfumarsi meglio così nei meandri dell'inferno e delle tante teorie, tante ipotesi cannate negli anni. Ad ogni modo Kaido si dispera perché dopo tutto questo tempo lui comunque con Big Mom c'era affezionato, lo dimostra. E nella sua sbornia triste piange, dice: proprio adesso sei caduta, dovevamo prendere il One Piece e invece no. Piange. Ma Luffy si incazza come una biscia e gli dice che questa non è più una battaglia per quel tipo di ambizioni, non lo sta più sfidando, non lo sta combattendo perché lui è l'imperatore e invece Luffy deve combatterlo perché deve conquistare il One Piece. No, qua c'è in gioco la fame di un paese messo in ginocchio da anni dall'imperatore, e Luffy lo massacrerà col suo Gear 4 finale, dice: questo è l'ultimo colpo di Gear 4 che farò, e finché avrò forza in corpo tu non ti rialzerai e verrai spazzato via, cioè io ti massacrerò finché avrò forza in corpo. È molto figo questo discorso, perché Luffy è come se avesse in qualche modo accantonato il suo sogno, no? Il suo obiettivo, diventare il re dei pirati, conquistare il One Piece e quant'altro, per accettare, forse inconsciamente, la sua vera missione, la sua missione di liberatore. E qui rientra di nuovo in campo la figura del Nika. Nika è il Dio Salvatore, il Gesù Cristo di One Piece. Vedremo. Passiamo all'ultima parte di cui voglio parlarvi oggi, che è la parte dedicata al CP0. Il CP0 che veramente sta dando tante informazioni non dicendo nulla. E infatti questa parte qui è veramente criminale, come vi dicevo all'inizio del video, perché i dialoghi sono di un'infamia assoluta. Ve li leggo. Suona il telefono e risponde, fa: e ora che succede? Non c'è mai pace qui, no? E l'altro CP dice: ascoltami bene, è un ordine imperativo dei 5 anziani. Qua usa questo termine che indica più un editto imperiale, cioè è proprio la cosa massima, non si può disobbedire. Fa: dei 5 anziani. E qua dice: elimina immediatamente Ruffy cappello di paglia. Quel elimina è quel solito verbo, che significa cancellare,
spegnere, cancellare la luce, spegnere la luce. Lo usava anche Sengoku quando diceva che se Garp non fosse stato Garp e avesse ottenuto i suoi traguardi, lo avrebbero cancellato. Quando parlano del frutto risvegliato e quant'altro, hanno detto che hanno cancellato il nome dalla storia. Cioè, quel verbo cancellare, Kesu, è un verbo che frequentemente il governo e la marina usano per identificare un'azione ben precisa. Farlo sparire letteralmente, qualcosa proprio di definitivo. Non so qua se c'è dietro qualcosa di più, ovvero che il governo mondiale è una vera gomma e cancella cose. Però, andiamo avanti nel dialogo. Quindi cancella immediatamente Rufy Cappello di Paglia. E il tizio dice: ma che diavolo stai dicendo? In questo momento Cappello di Paglia sta combattendo contro Kaido. Vuoi dirmi che devo intromettermi nel loro scontro? È impossibile. Sono consapevoli che questa è una follia. E il compagno gli risponde: lo so che è impossibile. È una battaglia di livello mondiale. Ed è per questo che è così pericolosa. Poi gli dice: capiscimi. Cerca di capire, no? Apri le orecchie. Questo è un ordine che non ti darebbero così a caso. È un ordine che ti darebbero una volta su un milione, perché c'è da evitare qualcosa di preciso, di specifico. Vi sto adattando il dialogo. Infatti dice: capiscimi, è un ordine precauzionale, bisogna evitare una cosa, no? Quest'ordine non te lo daremmo mai, non ce l'avrebbero mai dato se non ci fosse qualcosa in ballo. Infatti finisce e dice: abbiamo solo sentito delle voci al riguardo. E il tizio del CP che ha ricevuto l'ordine pensa tra sé e sé: ma che diavolo ha questa ciurma? Lasciando intendere che il cancellare, l'eliminare Rufy Cappello di Paglia ed intromettersi in questa battaglia letale tra i vertici del mondo della pirateria è qualcosa che il governo sta ordinando perché c'è in ballo qualcosa di molto di più pericoloso per il governo mondiale, dello scontro in sé. Cioè, che Kaido cada, che Rufy cada, ma c'è qualcosa in più, che ci sono delle voci riguardo. E quindi, ovviamente, la mia testa, il mio pensiero, va nuovamente al discorso del frutto risvegliato, al fatto che Uzbu l'avevano catturato e messo in gabbia per aver perso quel frutto specifico, eccetera, eccetera, eccetera. Sapete, ho fatto un video l'altro giorno dove vi parlavo del fatto che quel frutto risvegliato potesse essere l'Ope Ope, eccetera, eccetera. Secondo me è una teoria che ha delle basi solide, ma onestamente io sono il primo a mettere in discussione le cose che dico se poi succedono cose del genere. E non me ne voglia Peppe, con le sue percentuali, 250.000 miliardi di percentuale. Però onestamente sta frase a me il dubbio grosso così me lo mette. Perché va bene tutto, potrebbero anche parlare d'altro, potrebbe anche insinuare il dubbio che Rufy possa essere il Nika, il Joy Boy, o quello che vogliamo. Quindi Rufy deve essere cancellato immediatamente perché c'è il rischio che lui sia quel liberatore lì. Quindi Oda ti sta giocando con le situazioni, con i termini, per farti intrippare. Ma la possibilità che c'entri comunque questo frutto maledetto, che sia il Gom Gom, a questo punto per me rientra in campo. Rientra in campo a gamba tesa. Sarà? Non sarà? Joy Boy o il Nick avevano il frutto Gom Gom? Ve l'ho già detto, a me la cosa fa tremare le mani, ma perché penso sia veramente una scelta non bella da parte dell'autore. Però non giudichiamo prima del tempo. Per carità, vedremo se la cosa è giustificata, se è giustificabile, se, coi se e coi ma si possono fare tante storie. Intanto non ci resta che attendere il futuro della serie e vediamo la settimana prossima che cosa accade, perché qua ragazzi stiamo facendo veramente la storia, stiamo arrivando al dunque, le carte sono tutte sul tavolo, io non vedo l'ora di vedere il finale di questo manga. Detto ciò, io Dodò vi salutiamo. Speriamo che il video vi sia piaciuto, sia stato interessante, che comunque tutti questi discorsi che sono sempre per aria, io me ne dispiaccio, a qualcuno poi se ne lamenta nei commenti, non dici mai niente, ma io che vi devo dire, cioè io vi racconto le cose che leggo, cosa carpisco, ma se il capitolo mi fa fare domande, io vi riporto le domande così che poi ci sia scambio con voi. Io sono solo da questa parte dello schermo, ma per me è un parlare tra amici. Siamo tutti al bar, siamo tutti distanti, ma siamo al bar e stiamo parlando di una stessa cosa che ci piace. Quindi io condivido le mie idee, le mie domande, i miei pensieri con voi e spero che voi rispondiate e mi poniate le vostre domande, i vostri pensieri e le vostre idee.
Detto ciò, io vi saluto. Fate i bravi e divertitevi.